Massimo in 5 minuti oggi con Vincenzo Aiello, che è candidato nella lista Potenza Civica, una lista che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Fanelli, quindi del centrodestra. Benvenuto Vincenzo. Grazie. Vincenzo, grazie. È la tua prima volta in politica? È la mia prima esperienza, sì, è la mia prima esperienza. Ma diciamo, che cosa ti ha spinto a candidare? Ma in realtà io lo faccio perché sono mosso da uno spirito altruistico, nel senso che mi piace, mi sento gratificato quando riesco a fare qualcosa per gli altri. Appunto per questo proverò, se qualora mi fosse data la possibilità, di poter dare qualcosa alla mia città che io onestamente tanto amo. E quindi questo è lo spirito che mi muove a questa esperienza. Qualora tu dovessi essere eletto, quali sono le priorità di intervento? Cioè tu che cosa faresti come prima cosa? Ma sicuramente una riqualificazione della città. Ci sono tante aree verdi che andrebbero riviste, classiche le strade. Cosa principale secondo me, rivalorizzare e riqualificare il centro storico per far sì che riprenda vita, perché sta pian pianino spegnendosi, e quindi magari aiutare le attività commerciali per far sì che appunto possano riprendere vita, magari ampliarne, metterne delle altre, aiutare i giovani imprenditori, giovani a aprire nuovi centri, per far sì che il centro storico possa riprendere vita, insomma. Quindi diciamo mettere in piedi un sistema di agevolazioni. Una serie di agevolazioni anche economiche per appunto aiutare nuovi imprenditori, ragazzi ad avviarsi a questo mondo, per far sì che anche loro vengano trattenuti qui in città, perché come abbiamo visto negli ultimi anni c'è proprio una sorta di emorragia di giovani che tendono ad andare fuori proprio perché qui non ci sono opportunità, non ci sono alternative di lavoro e quindi cercano fortuna altrove. E io preferirei che rimanessero qui in città. A proposito di lavoro, tu sei un infermiere, lavori al San Carlo. Esattamente. Ecco, quindi anche sai bene le problematiche che riguardano anche la fruizione dell'ospedale più grande della Basilicata. Beh, per sì. Quanto riguarda i parcheggi e quant'altro. Che assolutamente, assolutamente. Quella è una cosa che va sicuramente rivista. C'è un problema serio appunto per quanto riguarda la viabilità all'interno delle zone circostanti l'ospedale, i parcheggi. Andrebbe rivisto un po' il piano appunto dei trasporti, anche per favorire l'utente, per favorire appunto l'arrivo dell'utente all'interno dell'ospedale, perché ad oggi c'è una si è ingolfato tutto la zona limitrofa, esatto, una difficoltà oggettiva a raggiungere proprio l'ospedale, e quindi l'utente è a forte appunto difficoltà a raggiungere gli ospedali e trovare anche un parcheggio, diciamo così. E il parcheggio sì, sì, in realtà andrebbe educato anche l'utente al cercare di raggiungere appunto il punto con i mezzi pubblici, che sicuramente andrebbero potenziati, andrebbero migliorati, perché per facilitare l'arrivo dell'utente appunto in ospedale, evitando di far sì che loro arrivino necessariamente con il proprio mezzo privato. Vabbè, naturalmente, a parte le emergenze che possono esserci, ovviamente parlo delle emergenze, sì, però per le emergenze il San Carlo è provvisto di una strada, una corsia preferenziale. Quindi, che diciamo sì, aiuta l'arrivo. Vincenzo, invece, a proposito di trasporti, secondo te i pullman extraurbani che intasano la città e il traffico andrebbero mantenuti fuori dal centro abitato? Assolutamente sì, assolutamente sì. Questa è una cosa di cui si discute già da tempo.
sarebbe preferibile appunto far sì che il pullman extraurbano si fermi all'esterno della città, nell'immediata periferia, per far sì che poi da lì in poi gli studenti, perché poi soprattutto gli studenti la mattina vanno ad intasare, ad ingolfare le vie del centro con i mezzi extraurbani, possano raggiungere scuole ma anche i posti di lavoro con i mezzi urbani più adatti alla circolazione all'interno della città. Va bene, grazie, è finito il nostro tempo a disposizione, grazie e bocca al lupo. Crepi, grazie mille, grazie a voi.